Siamo arrivati dopo tutte queste situazioni ad ottenere la concessione demaniale marittima di questo sito per fare il monumento dove sarà installata un'ancora della Marina Militare che siamo andati a prelevare da Messina, dove c'è un deposito di materiale delle navi, insomma, non più utilizzato. Quindi diventerà di fatto un luogo di ricordo. Certamente, di ricordo, di promozione. E lo spirito che si vuole riattivare con questo monumento esposto qui al pubblico, libero, di libero accesso, dove faremo tutte le cerimonie possibili e immaginabili di marina soprattutto, ma di qualunque tipo. Il luogo della memoria serve a ricordare per non dimenticare. A questo aggiungo, questo è particolarmente significativo perché dopo tanti anni sono riusciti a realizzare la posta di questa prima pietra su questo monumento che ricorderà le tantissime vittime cadute in mare, a cominciare da quelle della seconda guerra mondiale. A questo aggiungiamo tutti quelli che sono morti per soccorrere i cittadini in mare aperto, perché sono anche tantissimi questi. E qui aggiungerei, e mi permetto di dirlo, anche i cittadini che nel soccorrere bagnanti che stanno annegando mettono a repentaglio la propria vita, perdendo spesso la propria vita per salvare vite umane importanti. Quindi credo che sia una valenza doppia ad ampio respiro, e quindi ritengo che questo sia significativamente importante, questo evento di oggi.